2023. Ma prima di iniziare, ci tengo a precisare che ancora non è uscito il decreto flussi in Gazzetta Ufficiale e significa che non sono state ancora pubblicate le date per fare la domanda del decreto flussi. Ma i punti da prendere in considerazione per il nuovo decreto flussi 2023 del governo Meloni sono a favore oppure no degli stranieri? Nel nuovo decreto flussi 2023 ci sono pro e contro, perché 82.705 quote sono presenti e quindi un grande record, ma i datori di lavoro dovranno prima scegliere il personale in Italia presente e poi solo dopo quello estero, e quindi sarà molto più difficile. Nel prossimo video vedremo che cos'è il decreto flussi e perché esiste. Come si presenta la domanda e quali documenti servono? Quali aziende possono invitare gli stranieri in Italia per lavorare? E cosa dovranno fare le aziende per invitare il personale straniero a lavorare in Italia? Ora iniziamo a capire che cos'è il decreto flussi. Il decreto flussi è un decreto che è entrato in vigore nel 1998 per la prima volta e dal 2001 ogni anno si ripete. Ma cosa si ripete? Si ripete l'invito del personale straniero a lavorare in Italia. Perché esiste? Perché le aziende italiane hanno bisogno di manodopera e in Italia non la trovano. E proprio per questo, e grazie al decreto flussi, possono invitare personale straniero e lavorare direttamente qui in Italia. E fino ad oggi quasi 1 milione di stranieri hanno avuto l'opportunità di trasferirsi in Italia, di avere un futuro diverso e di migliorare la propria vita e di tutta quella della propria famiglia. Perché? Perché il decreto flussi è una vera opportunità. Allora, come è possibile fare la domanda del decreto flussi e soprattutto quali sono i documenti? La domanda del decreto flussi la dovrà fare il datore di lavoro, colui che ha l'azienda, che vuole invitare lo straniero. Ma lo straniero che cosa deve preparare come documenti? Solo il passaporto, va bene anche solo lo scanner. E mi raccomando però, lo straniero non deve avere nessun blocco Schengen, cioè non deve avere nessun reato penale in Italia e in tutta Europa. E l'azienda, ovvero il datore di lavoro, potrà invitare lo straniero solo tramite la procedura telematica, cioè online, con lo sportello immigrazione, e si può accedere solo con lo SPID. E una volta che si inseriscono i documenti dell'azienda, dell'amministratore della società, allora si potrà invitare lo straniero tramite il passaporto. E una volta inviata la domanda, bisognerà solo aspettare il nulla osta della prefettura. Attenzione, perché quest'anno con il decreto flussi 2023 le cose sono cambiate, perché il datore di lavoro dovrà prima vedere se ci sarà in Italia un lavoratore disponibile e dovrà andare al centro di collocamento. E se entro 15 giorni non ci sarà nessuno disposto a lavorare, allora solo in quel momento, con la certificazione che nessuna persona presente in Italia è disponibile a lavorare nell'azienda, si può invitare lo straniero dall'estero. Ma l'azienda, per invitare lo straniero a lavorare in Italia, dovrà preparare la carta d'identità dell'amministratore e la misura camerale dell'azienda. E mi raccomando il bilancio, perché in base al bilancio è possibile sapere quanti lavoratori è possibile invitare e impiegare nella propria azienda. Quali aziende potranno invitare gli stranieri in Italia? E non solo stranieri, anche gli italiani che stanno percependo il reddito di cittadinanza e che sono disponibili nei centri di collocamento. Perché il nuovo decreto flussi 2023 molto probabilmente includerà anche i percettori del reddito di cittadinanza. Ma le novità non finiscono qui. Perché? Perché ci sono due novità importantissime. Una, che forse molto probabilmente ci saranno nuove aziende che potranno invitare gli stranieri a lavorare in Italia. E secondo, è possibile che
tutta la procedura dei flussi si velocizzi al massimo, perché con il decreto semplificazione è stato imposto, e speriamo che sia così nella pratica, che i nulla osta sarà rilasciato entro 30 giorni, un miracolo. Il decreto semplificazione 73 del 2022 è anche previsto che gli stranieri che sono presenti in Italia prima del 1 maggio 2022 potranno fare la domanda per i flussi. Chi lo sa se sarà così? E vi ricordate chi faceva tutti gli accertamenti? Beh, l'ispettorato del lavoro, che ora però non sarà più lui, ma bensì i consulenti del lavoro e le associazioni datoriali più rappresentative. E allora, secondo voi, ci sono più pro o più contro nel nuovo decreto flussi 2023?